E tu me lo dici così che vuoi lasciarmi? Per te non esistiamo più, c'è solo la fabbrica. Sai benissimo che non è vero, non c'è solo la fabbrica. Ma guardati intorno, se continui così perderai tutto. Ma cosa? Ma cazzo, hai visto l'ora? Come? Che c'è, vuoi scopare? No, non scopare, voglio lavorare. No, fammi sparisci. Lavorare sul testo, devi ti prego! Sparire. Azione, azione, azione! Guarda un po', il nostro produttore. L'unica cosa che chiedono è ripristinare la sceneggiatura così com'era 6 mesi fa quando l'hanno approvata, oppure si ritirano dal progetto. Non cambia una virgola della sceneggiatura. A quanto monta il vostro investimento? 1 milione di euro. Vai a mangiare coi produttori. No, me ne frego di mangiarci insieme e non me la faccio un'altra cena di lusso con quei due strozzi. Lo trovi bravo, Alan? Pensi che sia credibile come operaio? Certo, assolutamente. Invece no, è pessimo, esagera troppo, è ridicolo. Devi per forza urlare sempre. Ma certo, cavolo, hai proprio ragione. Il finanziatore principale del film ci ha mollati. Bisogna che la troupe finisca il film senza stipendio. E quindi cosa gli dico? Ma niente, fai finta che vada tutto bene, continua le riprese. Come va il tuo film? I tecnici sono arrabbiati. Puoi stare zitto, non ti conosco nemmeno. Perché mi parli? Gli attori fanno quello che vogliono. Sarai anche una grande star, bravo! Ma soprattutto tu sei un maledetto bastardo! Mi sento come il protagonista del mio film. Sono il capitano di una nave alla deriva. Ehi ragazzi, piove! Mi state facendo impazzire! Porto tutto il peso del film sulle spalle e mi sento solo. Hai trovato un finanziatore? Non ancora, perché? Alla peggio una società di comunicazione del Qatar. Del Qatar? Ma che storia è questa? Beh, ma stavolta è vera. Aspetta, come sarebbe? Quindi l'altra non lo era.